È un giorno molto importante per la storia del porto di Pesaro, segna l'inizio della seconda fase del progetto di ristrutturazione del cantiere Rossini. Alla presenza delle autorità è avvenuta la cerimonia di posa della prima pietra dei nuovi capannoni del cantiere e la verniciatura degli yacht. La struttura sarà completata entro la fine di luglio e sarà in grado di ospitare due yacht di 50 metri con un totale controllo della temperatura interna per garantire le migliori condizioni per le lavorazioni. Si tratta di un investimento che sfiora i 5 milioni di euro. Oggi appunto è l'avvio della costruzione, che durerà 6 mesi, quindi per luglio contiamo di completare la struttura e i capannoni saranno operativi per ricevere le prime barche già a ottobre del 2020. Cambierà molto, perché fino adesso per pitturare o comunque mettere a coperto un'imbarcazione eravamo costretti a fare delle coperture con teli termoretraibili, che erano soggetti alle intemperie, ai danni causati da venti forti. Con il capannone avremo la possibilità di lavorare in maniera continuativa, 24 ore su 24, in un ambiente controllato. I nuovi capannoni saranno costituiti da una struttura in legno lamellare e il materiale esterno in alluminio, comportando una riduzione del 90% delle emissioni di CO2 generate dal processo produttivo. Il cantiere Rossini attualmente ospita una decina di grandi yacht da 22 e 48 metri di lunghezza, arrivati appositamente a Pesaro per effettuare lavori di manutenzione invernale effettuate dal personale del cantiere e da ditte specializzate quasi tutte provenienti dal territorio. Devo dire che la prima pietra di questo capannone rende davvero unica questa costruzione, perché è un capannone di grande innovazione tecnologica, ambientale e al tempo stesso con un design da museo.